Perché acquistare nuovi gioielli quando potete realizzarli voi stessi? Non ne ho mai abbastanza del rosa! E quando si parla di forme, i cuori sono le gemme migliori. Ecco! Due è sempre meglio di uno. Ora la resina epossidica. Tranquilli, non ci facciamo mancare né un po' di glitter né le perline. Ma quanto è adorabile! Splendido! Unico nel suo genere, proprio come me. Wow, una vera sirena! Non posso crederci! Ehi! Oh, salve, umana! Oh, avvicinati! Io? Ma ho le pinne, vedi? Oh, giusto! Vedi questo? Cerca di prenderlo, ok? Wow, è semplicemente divino! Grazie! Non c'è di che! È incredibile! Ah, i miei occhi! Ah? Dove è andata? Che cosa è successo? È in acqua? Ciao, pesciolino! No! Claire? Eh? Oh, sei tu! Sono così felice! E qui è dove vado a scuola! Ciao a tutti! Ok, uno alla volta! Oh, cavolo! Un autografo? Per favore! Wow! Pronto? Sono qui! Mi vedete? Aspetta, non riesco a pensare! Fermatevi! Allontanatevi un attimo! Aspetta, ho un'idea! Guardate! Vedete questo disegno stampato? Lo replico con del fil di ferro! Così! Sembra fantastico! Una volta che ne avete due, aggiungete i colori che volete a due contenitori con della resina epossidica! Bene! Con un bastoncino iniziamo a riempire! Qui invece mettiamo il perlato! Livelliamo per bene, quindi disegniamo un cerchio in questo modo! Sembra un piccolo sole! Adorabile! E su questo lato una piccola mezzaluna! Fissiamo il tutto con del lucido e... è perfetto! Bene, è asciutto! Guardate! Scusate, sto passando, grazie! Figurati! Wow! È carinissimo! Lo so! Lo adoro! Ehi, si abbinano! Ehi, ehi, piano con la mia amica! Ehi, ci completiamo a vicenda! Lo yin del mio yang! Evviva, sono così eccitata! Manca poco! Siamo libere! Aspetta, sì? Ho degli snack! Ecco a te! Grazie! Perfetto da mangiare guardando qualcosa! Tipo questa pubblicità! Wow! Compralo subito, pica pica! Va bene, assaggiamo! Buono, vero? Oh sì, davvero delizioso! Vorrei avere mani più grandi! Che buono! Hai un cucchiaio, lo sai? Un cucchiaio? Beh, questo è imbarazzante! Sì! Ora prendi un po' di gelato! Eh? E come faccio a metterlo in bocca? È così difficile! Ci sono quasi! Divertente, direi! Molto bello! Che cos'è? È un portachiavi dei Pokémon! Fantastico, wow. Lo voglio! Eh? È proprio carino, eh? Oh, cavolo! Acquistate il vostro portachiavi oggi stesso! Chiamate ora o scriveteci! Non ho molti soldi! Già, nemmeno io! Aspetta, ho un'idea! Mi serve solo questo cucchiaio! Vedi questi pezzi di pongo? Li arrotolo tutti insieme! A questo punto metto il salsicciotto su un cucchiaio e ne uso un altro per schiacciarlo. È perfetto! Ora la parte più divertente, un sacco di brillantini. Asciughiamo sotto la lampada UV, così. E ora tiriamolo fuori. Bello! Wow! Ora ho
il mio portachiavi personale. Mettilo sul mio zaino, per favore. Ecco te. E non è costato un centesimo. Lo so, guarda che bello. Sei la migliore amica sirena di sempre. Oh, cavolo, si è sciolto. È una zuppa adesso. La mamma starà via per un'ora intera. Veloce, cosa mi provo? Non lo so. Ah, così comodo. Oh! Ehi! Questa cosa è così da adulti, la mamma ha dei gioielli bellissimi. Qual è la cosa più scintillante? Wow, che bella! Fatto? Aspetta, dove sono finiti? Ehi, no! Cercavi questi? Sei peggio di una gazza ladra. Dammene un po'. Se proprio devo. Puoi avere questo diadema. E anche questa. Ok. Ecco, sei contenta? E l'anello? Lo voglio. Seriamente! È il mio preferito! Oh. Oh. No, dai, non piangere! Non posso farne a meno! Aspetta, fammi pensare. Mamma, tante cose belle qui. È ora di pensare fuori dagli schemi. Per prima cosa applico questo adesivo trasparente sul tappo dello smalto. Una volta fissato, lo dipingo con lo smalto trasparente. Lo rivesto con una carta carina. Quindi aggiungo altro smalto. Assicuratevi che sia trasparente. Adesso lo stacchiamo e... Una volta asciutto, carteggiamo i bordi. Ecco, ora va meglio. Ta-da! Un anello assolutamente unico. Ed è tutto per te, ragazza. È fantastico! Wow. Ne hai fatti altri? Forte, vero? Ho usato anche disegni diversi. E ne ho un altro per te. Oh, questo è fantastico! Sei la migliore, Claire! Ok, facciamolo! Sono bravissima a pescare! Ehi, credo di aver preso qualcosa! Wow! Te l'avevo detto! Sono un fenomeno! Sì, ora tocca a me! Ok, mi sento fortunata! Sento qualcosa! Visto? È un... Che schifo! Cos'è questa roba? Dopotutto era nella spazzatura! Ehi! Ecco! No! Eh? Ups, ho sbagliato! Cosa sta succedendo lassù? Vediamo! Ehi, sembra qualcosa di valore! Wow! Gelose? È tutta mia! Salve! Non dare di matto, ok? Troviamo qualcos'altro, tipo questa! Oh! Una vecchia bottiglia! No! Cavolo, mi dispiace! Ehi, tu! Aspetta, ci sono! Cosa? Creerò qualcosa di speciale! Ok, andiamo! Per prima cosa taglio la bottiglia con un taglierino! Qui e qui! Quindi uso le forbici per tagliare il resto! Ta-da! E ora l'altro! Ora è possibile stenderlo in piano. Con un righello tracciate due linee rette. Una volta fatto questo, tagliate ancora. Piegatelo in questo modo e arrotondate gli angoli. Poi fate due fori. Ora posizionate il nastro adesivo per tutta la striscia. Non si vede nemmeno. Perfetto! Ora bisogna collegare le estremità. Avvolgete con cura il nastro attorno alla striscia. Fino a quando non è coperta. Ci vuole pazienza, ma il risultato sarà bellissimo. Non coprite i fori. Passateci dentro un elastico e legatelo. Giratelo e attaccate qualche gioiello. Io userò delle conchiglie. Bello, vero?
È pronto? Ecco, è tutto tuo. Ok, fammi provare. Wow, grazie! Chiamatemi la fata dei gioielli. Ehi, hai ancora la mia coroncina! E balla da schifo! Ehi! Eh? Non la riavrai mai indietro! Ti conviene scappare! Aspetta! Wow! Guarda un po' che bel bagnino! Spero che i capelli siano a posto. Meglio indossare qualcosa di carino. L'arancione mi sta bene. Quell'umano lassù impazzirà per me. Devo allenare le gambe un attimo. Niente male, vero? È una sensazione strana. Piano, devo imparare a controllarle. Un giorno come un altro per una sirenetta. Mi sento così in forma. E a proposito di gente in forma, come va, ragazze? Siete proprio un bel vedere. Buongiorno, carino. Mi sa che ho fatto centro. Ma dove sono? Wow, ma quella ragazza e le sue gambe? Non ha le gambe! Gli serve aiuto! Arrivo! Eccoti, come ti senti? Ciao! Hai perso i sensi per un po'. Ma davvero le pinne! Io... Wow, le tue pinne sono stupende! Ferma così, ok? Non muoverti! Devo cogliere l'angolazione giusta! Upsì, mi è caduto un pennarello, che goffa! Ah, quasi preso! Eccolo! Che faticaccia! Oh no, ma stiamo scherzando! Perché sono così imbranata? Ehi, ma dove sei finita? Sono qui, sto raccogliendo i pennarelli. Torno subito. Oh beh, forse il mio acquario. Prendiamo una boccia vuota. Poi mettiamo della colla sul fondo di un bicchiere e lo incolliamo dentro la boccia. Mettiamo un po' di biglie colorate così. E anche conchiglie e sassolini. Infine versiamo dell'acqua all'interno, riempiendola quasi tutta. Guarda qui! Ah! Ma cos'è? Guarda bene! Ah, è per metterci i pennarelli! Adesso non mi cadranno più! Ritratto di sirenetta in arrivo! Sono ispiratissima! Non è fantastico questo film? Guarda quel cavallo! Ah, sì, stupendo! Riposo soltanto un po' gli occhi. Jen? Oh, che tenera! Sogni d'oro? Ti faccio posto piano piano. Eccoti comoda. Ah? Che è successo? Com'è stretto questo divano? È anche troppo corto. La mia coda non ha spazio. Che fastidio. Ma so io dove appisolarmi. In piscina, dove altrimenti? C'è anche l'ombra. E vai col materassino! E naturalmente il cuscino. Ora non mi resta che tuffarmi. Buonanotte! Ah? Festa per sirenette! Voglio partecipare anch'io! Vai con la musica, voglio ballare! Woo! Ehi, ma dov'è la festa? C'è nessuno? Eppure l'indirizzo era questo qui! Ma dove sono tutti? Ehi! Ah, allora dov'è questa festa? Ci siete? Lasciamo perdere! Forse ho sbagliato indirizzo!
Qualcuno sa dove sia la festa? Non posso arrendermi. Passerei per una sfigata. Ehi, ciao, che si dice? Vuoi unirti alla festa? E come? Un attimo che metto questi. Ed eccomi pronta a far festa! Woo! Stavo per rinunciare a trovarvi! Scateniamoci! Ed io, wow, sono delle vere conchiglie! E lui allora fa... Mi ascolti? Che fissi? Quel tizio con le dita nel naso? Oh, accidenti, ti prego, non dirmi che ti piace davvero! Dovresti vederlo come lo vedo io, wow! Io vedo solo un tizio repellente. Mi sta salutando, davvero? Madison? Sì, sì, torno subito da te. Ciao! Oh sì, è la mia occasione! Madison, non farlo! So io cosa fare! Ehi, perché non provi il mio profumo? Oh, grazie, voglio essere al meglio per lui! Povera piccola, non sa che questo non è profumo! Sto arrivando, amore! Ehi! Ma che cos'è questo odore? Puzza di pesce marcio! Aspetta! Torna indietro! Non è colpa mia! Oh, che imbarazzo totale! Non era il tipo giusto per te? Adesso tornando a noi... Il trucco è a posto, ci vediamo in acqua. A tra poco! L'acqua è perfetta, non ti tuffi? Sì, sì, arrivo subito! Oh, cado! Ehi, attenzione! L'acqua è gelida! Ciao! Mi sa che devi rifarti tutto il trucco. Che bella nuotata, eh? Ma che cosa è successo al mio make-up? So io come aiutarti. Magia da sirenette! Pronta a diventare una di noi? Ho tutto l'occorrente. Anche un po' di lustrini, si capisce. Sei un vero schianto. Anche le alghe! E adesso? Guarda tu stessa il risultato! Wow! È davvero una magia! Sei la migliore, grazie! Ci rituffiamo? Woo! E adesso è il momento della verità. Niente male, solo che il pennello si è seccato, accidenti! Sempre così! Ma so io cosa mi serve! Il pennello di Madison! Ding 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 ding. Eccolo qui. Adesso sì che ragioniamo. Belle pennellate, forti e precise. Ho quasi finito. Oh no, si è rotto. E sta volando via. Che guaio ho combinato. È finito in piscina. Oh? È successo qualcosa? C'è mancato poco. Torno subito, eh? Tu resta lì e riposati. Upp, trovato! Bello zuppo, eh? So come aggiustarlo. Oh, sì! Pennello rotto? Nessun problema. Basta incollarlo a una conchiglia. Ma dov'è? Cerchi questo? È il mio pennello, quello? L'ho fatto apposta per te. Wow, è davvero unico! E funziona alla grande, vedi? Voi sirenette siete così creative! (Ride)
Sono io o sto diventando più carina? Oh, ma cosa sta succedendo là fuori? Aspetta, ma qualcosa sta uscendo dal gabinetto! È così inquietante! Ora basta, devo fare qualcosa! Quale sarà il problema? Oh, spero che questo coso funzioni! Oh, che schifo! Chissà quanti germi! Forse c'è qualcosa incastrato! Stantuffo in arrivo! Ah, perché non esce niente? Non mi rimane altro da provare! Si va a pesca! Spero che qualunque cosa sia gli piacciono i vermi! Vai avanti e sii vittorioso, piccolo verme! Woo! Ehi, lascia la mia lenza! Ah! Wow! Che cosa? Ah? Una sirena bellissima! Che tipa strana! Beh, ho qualcosa che può aiutare! È ora di farti un bel makeover! Allora, Sky, cosa stai combinando? Ti piace il mio trucco? Ah, che cosa hai fatto? Wow! Che c'è? Quelle ciglia sono davvero esagerate! Ciao! Smettila di sbattere le ciglia! Oh, ma dai! Ok, le cose sono fuori controllo! Ah, togliti! Non ne posso più! Cosa? Ma non ho fame! Julie? Aspetta, no, fermati! C'è troppo vento! Oh no! Ecco! Penso di sapere come farti tornare indietro, adesso ti salvo! Prendi! Resisti, i soccorsi stanno arrivando! Fatto! Sto tornando a casa! Accidenti! Forza, ci sei quasi, Julie! Ehi! Meno male! Phew. Oh no! Vuoi sbattere le palpebre di nuovo, non è vero? No, non sbatterle! Aspetta, per favore, Sky, non sbatterle, no! Ah, io non riesco a fermarmi! Cos'è stato? Santo cielo! Sì, credo che abbia davvero esagerato con le ciglia! Alla salute! Oh, fammi vedere chi è! Chi sarà? Pronto? Cosa? Veramente? Ehi! Fa niente! Ora cosa faccio? Pesciolino! Oh, ehi là! Alla salute! Adoro i pesci! Mi fanno sentire a casa! Ah, mi sto di nuovo annoiando! Che bel suono! Penso di poterci fare qualcosa! Ah! Fighissimo! Mi ricorda il mare! Anche se oggi sono bloccata sulla terraferma. Non c'è più niente! Oh, aspetta un attimo! Oh no! Si è incastrato il calice! Ok, sono tornata! Sky? Ci sei? Sky? Sì? Cosa hai fatto alle labbra? Dobbiamo staccarlo tipo così! Dai, tira più forte, ok? Tira! Accidenti, che fatica! Che cosa? Perché mi stai fissando? Nessun motivo, spero solo che non sia permanente! Oh, lascia fare a me, ok? Non sarà così semplice! Non so se questo colore ti stia bene! Usiamo questo pennello! Un pennello per il fondotinta! Che c'è? Perché non usi il rossetto? Ecco! Ok! Fatto! Ci vediamo dopo, Sky! Addio! Accidenti, cosa oggi? Cosa ho fatto? Santo cielo! Vuoi fare un selfie? Ora inclina la testa! Oh! E metti la mano qui! Figo! Super carino, questo lo devo postare! E gli altri selfie? Cosa hanno che non vanno le tue unghie? Accidenti! Oh, non vanno bene! Beh, potrebbero essere più carine!
Oh, no, 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 adesso ci penso io. Cosa posso fare? Chissà se... No. Forse posso chiamare qualcuno. Anche no. Julie, mi stai facendo girare la testa. Tanto vale sistemarle da sola. Che cosa stai facendo? Stai disegnando. Oh, io lo so. Dammi qua. Ora ti faccio io le unghie e farò qualcosa di straordinario. Devo creare la forma giusta. Perfetto. E una volta fatto il contorno, userò la penna 3D. Aspetta solo di vedere cosa sono in grado di fare. Chi ha bisogno di andare da un professionista quando puoi fare da sola? Il contorno è quasi pronto. Ora devo solo riempirlo. E ho fatto l'unghia della tua forma preferita. L'adorerai. Pronta? Eccoti qui. Ti piace? Adesso hai le unghie a forma di pesciolino. Wow! Puoi ringraziarmi più tardi. Fare le unghie è veramente faticoso. Dove stai andando? Perché sei andata laggiù? Volevo solo che il pesciolino avesse compagnia. Ecco! Che cosa? Beh, contenta lei. Contenti tutti. Molto meglio. Non potevo più resistere. Oh, a quanto pare è finita. Insomma, dov'ero? Beh, bene, è fatto. Ottimo lavoro. Ok, sono pronta. Stai dormendo? Cos'è successo? Dove sono? Julie, che c'è? I tuoi capelli sono un disastro. Non puoi uscire di casa così. Aspetta, è ora di acconciarti i capelli. E spazzoliamo. Oh, aia. Ehi. No, non ho ancora finito. Ti acconcerò i capelli a qualunque costo. Adesso stai ferma. Forza! Se solo smettessi di muoverti. Julie? Aia! Ah, che rumoraccio! La mia spazzola preferita! Dalla a me! Upsi! Addio, mia cara spazzola, sei stata così brava! Ti ricorderò con affetto! Addio! Che tristezza! Ma ancora non ho finito con te! Hai mai visto un pettine? Ora sono cavoli tuoi! Pettiniamo ancora! Oh, ma che strano! Ok, così va meglio! Fidati! Ehi! Beh, non credo di poter fare di meglio. Mi dispiace. Che c'è? Niente, a meno che... So esattamente come aiutarti. Sei pronta per un po' di magia? Rotoli di carta igienica. Basta arrotolarli in questo modo. Non serve nemmeno il calore. Vediamo se hanno funzionato, ok? Beh? Cosa ne pensi? Sono favolosa o no? Perché secondo me lo sono. Wow, sono incredibili! Vorrei che i miei capelli fossero così. Oh, non ho mai visto niente di più bello. Sono perfetti! Ehi, grazie! Ma che bel benvenuto! Siete pronti per una sfida di makeover della camera? Com'è intenso! È il mio primo giorno! Assicuratevi solo di prendere il mio lato buono. Ok, sei troppo vicino. Ok, incontriamo i fortunati concorrenti di oggi. Mi chiamo Mia e sono un unicorno. Amo tutte le cose magiche e gli arcobaleni. Sono così carine. Mi chiamo Sky e sono una sirena. In realtà sono una principessa. Wow, davvero interessante! Conosciamole meglio. Cosa sta succedendo? Ragazze, date un'occhiata! Benvenute nella vostra nuova camera da letto! Non me l'aspettavo! Ok, via! Prendi! Preso!
La metterò qui. Questo potrebbe aiutare. Oh, grazie! Adoro questa tonalità di blu. Ah, ora va meglio. Vai, Leo! Ragazzi! Guarda questo pasticcio. Forse qui ci serve un medico. Ma ho un'idea migliore. Ehi, questo è carino. Lo so, è così accogliente. Pronto? Oh, ehi! Ho fame. Devo fare uno spuntino. Assolutamente no, la balena ha fatto casa. Che cos'è stato? Che fame. Dammi, forza, dallo a me. Oh, ma sono miei. Come vuoi. Buona, ne voglio ancora. Avanti, condividi. Devo per forza. Sapevo che sarebbe successo. Ecco qui. E ancora. Non puoi comprare delle caramelle tutte tue. E perché? Ho le tue da mangiare. Ma non è carino. È così avida. Non ci sono più. Ne hai avute abbastanza. No, ma io ho ancora fame. Per favore. Oh. No, mi dispiace. Deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta. Oh, ho un'idea. Mi serve questo cesto di legno. Posso usarlo per prendere le caramelle. Non avrò nemmeno bisogno di alzarmi dal letto. Legherò una corda al manico. Proprio così. E ora posso abbassare il cesto fino a mia. Aspetta, ho bisogno di qualcosa a cui appenderlo. Ah, l'attaccapanni funzionerà. Sarà come un sistema di pulegge. E vai giù. Piano. Scusa, sto dormendo. Sì, Chi se ne frega? Ho questa pinza telescopica. Appresa, sono troppo brava. Sembrano buone. Prenderò anche quella. E dentro va. Dovrebbe bastare. Sono tutte mie. Me le sono guadagnate. Adoro le caramelle. Dove sono finite le mie caramelle? Non ci sono più. Sky le ha prese tutte. Beh, ti avevo chiesto di condividere. Mi sento generosa. Ecco qui. Solo. Non mi vuoi dare altro? Sono comunque delle caramelle. Ah, vabbè. Le mangerò comunque. Oh, è ora di dormire e riposarsi. Ottima idea. Che bello. Adoro il colore di questo rossetto. Solo un po' ancora. Dovrebbe bastare. Devo mettere il mascara. Oh, odio questa parte. L'ultima volta sono scivolata e ho messo una benda sull'occhio per una settimana. Vediamo come sto. Ah? Quella sono io. Cosa ho fatto di sbagliato? Ok, posso rimediare in un solo modo. Devo toglierlo. Di solito giocare con gli unicorni è divertente. Ma non oggi. Oh, ma io lo so. Ehi, Sky! Cosa c'è che non va? Stai bene? Aspetta. Penso che tu abbia bisogno di questo. Oh, non hai uno specchio più carino. È l'unico che ho. Beh, credo che dovrà andare. Oh, io lo so. Posso decorarlo con delle conchiglie. Mettiamoci al lavoro. Avrò bisogno di posizionare lo specchio su una superficie piana, così posso aggiungere la colla al telaio. E sopra ci attaccherò le conchiglie e le metterò tutte intorno allo specchio. Verrà fantastico. Quasi fatto. Quasi fatto. Questa è l'ultima conchiglia. Wow! Mi ricorda casa. Oh wow, puoi farne uno per me. Che cosa? Non vedi? Sono un po' impegnata. Ah, cosa le parlo a fare? Signor unicorno è così soffice e morbido. Mia? Posso avere un abbraccio anch'io? Suppongo di sì. Abbiamo passato così tanti bei momenti insieme. Wow, hai ragione, è così morbido. Mia, stai bene? Spero che questi giorni non finiscano mai. Mi completi, signor unicorno.
Non voglio mai stare senza di te. Wow, che ricordi incredibili! Cosa hai fatto? Forse l'ho abbracciato troppo. Perché era così giovane? È tutto ok, lo sistemerò. Inizierò disegnando la forma di una testa di unicorno su del cartone. Ora lo toglierò. Per prima cosa metterò la colla sul cartone, poi ci attaccherò l'imbottitura. Dopo metterò il cartone su questo panno. Per la parte successiva mi servirà una matita. Disegnerò la sagoma del cartone sul tessuto. Ora devo tagliarlo. Capovolgerò il cartone. Quindi metterò dell'altra colla sul retro. Poi piegherò il panno sulla colla. Una volta fatto, devo fare la criniera. Questo filato di lana è perfetto come criniera. Userò diversi colori. Dopo coprirò la parte posteriore con altra stoffa, ma non ho finito. Ogni unicorno ha bisogno di un corno. Farò un cono con questo foglio glitterato. E dentro ci metterò l'imbottitura. Chiuderò per bene la base. E lo attaccherò alla testa. Com'è rilassante! Incollerò la treccia lungo la testa. Vorrei avere delle ciglia come le sue. E infine gli farò le guance rosa. Che bello unicorno! Guarda cosa ho io! Fammi dare un'occhiata. Cosa ne pensi? Non è il signor unicorno, ma mi piace. Grazie. Mia? No, non esiste, Sky! Mia, hai bisogno di questo fiocco. Oh, è così carino. Forse se... No, giù le mani. Come sei scortese. Quest'alga sembra deliziosa. Wow, il sole è così luminoso! Devo bloccarlo. Ho un'idea. Forse posso fare una tenda. Appenderò questi nastri a questa corda. Sono così affamata. Oh, dei noodles colorati! Proprio ciò di cui ho bisogno. Sono un po' gommose, ma va bene lo stesso. In questo modo la luce non entrerà. Pensavo ce ne fossero ancora. Che strano. Cosa sta succedendo laggiù? Eh? Ups! Devo pensare a qualcos'altro. Aspetta, potrei distrarre Mia con questa! Una palla! Torna qui, palla! Vorrei averci pensato prima. Wow, le piace davvero tanto quella palla! Ora è la mia occasione! Devo essere veloce! Funzionerà, lo so! È ancora impegnata, bene! Phew, è stato divertente! Ho quasi finito! Sembra buono! No! Non osare! Ah, almeno ho ancora la mia palla! Non si regola mai! Ah, ora potrò dormire un po'! Ah, è così tranquillo! Che giornata rilassante! Mi manca l'oceano! Mia, anche a te manca casa? Sì, sempre! Forse posso fare qualcosa che ricordi a mia casa. Mi servono tutti questi filati di lana e devono essere colorati. Ecco qui. È un arcobaleno. Mia lo adorerà. Wow, è per me! È perfetto! Mi rende così felice! Dovrei fare qualcosa per Sky. Ho questo piccolo unicorno. Posso farci sicuramente qualcosa. Devo iniettare dell'acqua nell'unicorno. È una specie di pesce palla! È così carino! Sky, questo è per te! Spero ti piaccia! Wow, mi ricorda uno dei miei compagni di scuola! È ora di fare uno scherzo a Sky! Sul serio? Ups, è stato così divertente! Ah, il mio adorabile arcobaleno! Me lo sarei dovuto immaginare. Eh? Che cos'è questo rumore? Un piccolo aiuto! Le cose sono andate un po' fuori controllo! Un'altra magica giornata nella foresta, con il mio cestino pieno di bacche deliziose. È ora di preparare la mia pozione speciale. Ecco la prima bacca. La prima di una lunga serie. Così va già meglio. Ora accendo il mixer. Wow, funziona!
Non vedo l'ora di provarla. È pronta? È stupenda. Una maschera per il viso, che è anche deliziosa. Gnam 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 gnam. Adoro la mia routine di bellezza. Potrei non smettere mai. Che buona. In effetti potrei farne un'altra. La 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 la. Pronta per un'altra splendida giornata. Oh no, madre natura è arrabbiata. Non uscirò con questo tempo. La mia battuta di pesca è annullata. L'aspettavo da tanto. E ora? Ero così felice di andare a pesca. Oh, ho trovato. Potrei pescare nel lavandino. Ho la mia canna speciale. E hop, devo solo aspettare. Oh, forse ho preso qualcosa. È bello grosso. Forza! Wow, questo pesce è enorme. Preso. Ehi, pesciolino? E ora? Magari con un po' di magia. Ehi, è il tuo amo? Fantastico, ho anche qualcosa nei capelli. Un attimo. Buona nuotata. Disgustoso, ma ora possiamo essere amici. Mi serve cibo. Ho tanta fame. Oh, certo. Ti preparo qualcosa. Vieni. Pronto? Il rosso ti dona? Guarda che cosa ho. Delle fragole deliziose. E del cioccolato bianco fuso. Immergiamo le fragole nel cioccolato. Devono essere ben rivestite. Così dovrebbe andare. È così. Ma non abbiamo finito. Rimettiamole nel piatto. Togliamo lo spiedino e aggiungiamo un corno di zucchero e le orecchie. Wow! E per decorarle usiamo dei glitter commestibili. Ne metto un po' sulla fragola. Che bel colore! È divertente! Io aggiungo qualche zuccherino. Sì, sono pronte. Proviamo. Wow! Buonissime! Meglio del cibo per pesci. Fantastiche! Non riesco a smettere di mangiarle. Sono deliziose. Oh, sembra buona. Allora prendo la tua. Dovremmo vederci più spesso. Wow! Questo posto è incredibile. È stato divertente, ma devo tornare a casa. Cos'è stato? L'hai vista anche tu? L'acqua è bellissima oggi. La temperatura è perfetta. Oh, ciao! Ehi, è bellissima! Guarda che coda! Nuota spesso qui? Oh, che situazione romantica! Dovresti farle sapere cosa provi. Buona idea! Farò un disegno. Inizio con un cuore, poi aggiungo noi all'interno. Disegnare non è il mio forte. Per usare un eufemismo. Oh, idea! Un po' di magia potrebbe aiutare. Avrei dovuto pensarci prima. Ok, iniziamo. Che dovrei farci con queste? Un altro disegno. Ok. Oh, che succede? Ho paura. Va tutto bene. L'amore può far paura, ma fidati. Se lo dici tu. Aspetta, è perfetto. E cattura davvero la mia essenza. Grazie. Ho disegnato questo per te. Hai molto talento. Questo è per te. Sono innamorato. Adoro le storie con il lieto fine. Oh, oh, povero. Qui è molto meglio dell'oceano. È difficile abbronzarsi laggiù. Cos'è questo odore? Ma è cacca? Guarda quanta! Va da questa parte.
Ma chi può essere stato? Beh, gli serve una visita dal dottore. Non finisce più. Devo vedere dove porta. Credo di esserci quasi. Il percorso termina qui. Ma cosa... Emily? Non è come sembra? Sembra che tu stia mangiando cacca. Aspetta, posso spiegare? Guarda, cosa? Non è vera cacca, vedi? Ciao ragazzi, taglierò questo impasto per biscotti in sezioni quadrate. Poi aggiungo il colorante alimentare, usando colori diversi. Poi lo impasto bene. È incredibilmente rilassante. Ora ne faccio una lunga salsiccia. Proprio come queste. E farò lo stesso con gli altri. Devo solo renderli dello stesso spessore. Ok, li allineo uno accanto all'altro e poi li attorciglio. Come faccio con i capelli? Ta-da! Biscotti a forma di cacca di unicorno. Ma devono essere cotti, quindi li metto in forno, dove li lascerò per 20 minuti. Hanno un buon odore. E sembrano perfetti. Proviamoli. Saranno buonissimi. Ah, ora capisco. Che sollievo. Provane uno. Grazie. La tua cacca è deliziosa. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Disegnare è così divertente. Ho quasi finito. Ma è terribile. Non sembra affatto un arcobaleno. Stupido disegno. Non è giusto. Ciao, tutto bene? Yuhu! Non sono in vena. So cosa ci vuole. Guardami, sono un po' matto, vero? Va via. Capito? Tutti amano i giocolieri. Questo non delude mai. È un grande classico. Oh. Ouch. No, non funziona. Pubblico difficile. C'è qualcosa che posso fare? Emily sembra così triste. Aspetta. Ho un'idea. Posso usare questo coltello e queste matite. Raschio il coltello lungo la punta della matita. Mi serve la polvere dei colori. Poi ci passo il dito sopra. E creerò un arcobaleno. Wow! Ehi, Emily! Guarda un po'! Un arcobaleno! Wow! Via da qui! Questo è per te! Grazie, amico! Colte dall'ispirazione? Provate a ricreare alcuni di questi gioielli con le vostre amiche. Non dimenticate di condividere questo video e di iscrivervi al canale per non perdervi mai i migliori consigli.